Vi ricordate quando postai il video su Facebook perché non riuscivo a trovare casa, non riuscivo a trovare una casa adatta alle mie esigenze e ricevevo solamente porte in faccia? Ecco, oggi fortunatamente la situazione è cambiata. Adesso è nata anche la mia piccola, Beatrice, di cui vi ho parlato qualche tempo fa. E fortunatamente con questa nuova casa potrò godermi ogni singolo momento, ogni singolo respiro della mia bambina. E ovviamente starò bene anche io. Ciao, mi chiamo Carlo, ho 27 anni, fiero di dire vengo da Trecastagni, finalmente siamo riusciti a trovare casa. Carlo, siciliano di Trecastagni in provincia di Catania, è riuscito a trovare una nuova casa adatta a lui nonostante le difficoltà per la sua disabilità. Questa casa è una, penso ormai, delle poche case a due piani, però che dà l'accessibilità totale ad un disabile ad entrambi i piani, perché un piano è a livello della strada e un piano è interrato, quindi con la carrozzina mi dà la possibilità di poter vivere entrambi i piani in totale autonomia e senza avere le barriere architettoniche che c'erano fino a qualche mese fa. E un giorno, se vi ricordate, mi finsi anche avvocato pur di avere un sì da parte di un proprietario di casa. Oggi è cambiato tutto, oggi siamo riusciti finalmente, grazie al cielo, a trovare una casa adatta alle mie e alle nostre esigenze, quindi quelle della mia famiglia. Adesso è nata anche la mia piccola, Beatrice, di cui vi ho parlato qualche tempo fa. E fortunatamente con questa nuova casa potrò godermi ogni singolo momento, ogni singolo respiro della mia bambina e ovviamente starò bene anche io. La sua lotta inizia da un problema alla colonna vertebrale che lo costringe a rimanere sulla carrozzina per sempre. Da un anno e mezzo non riesco più a deambulare, quindi non ho più le gambe. Io soffro della sindrome dello stretto toracico da costa sovrannumeraria. Tradotto brevemente, sono due costole in più sulla cervicale, quindi che schiacciano le vene e le arterie ed impediscono al sangue di circolare in modo corretto sulle braccia e sulla testa. Da un momento all'altro sono appunto caduto ed è stato diagnosticato un'ischemia cerebrale che ha provocato tanti danni, oltre ad avere già i danni strutturali alla colonna, perché anche sulla colonna c'è una patologia molto rara in base alla mia età, che è una spondiloartrosi, quindi un'artrosi precoce delle ossa della colonna e del bacino. Carlo sogna una nuova carrozzina, la sua Teresa è ormai danneggiata per l'eccessivo utilizzo delle barriere architettoniche. Era una carrozzina nuova a poco più di un anno, avrà 13-14 mesi, e anche lei oggi purtroppo soffre, ha sofferto i quattro piani di scale che quotidianamente doveva affrontare insieme a me. Si sono rotti i freni, si sono piegati i cerchi, la struttura centrale dove io mi siedo si è piegata col rischio di cadere, come è già successo. Abbiamo dovuto mettere dei bulloni comprati in ferramenta come sostegno sulle ruote per evitare di cadere, però ogni tanto anche lei decide di andare stop e buttarmi a terra, con la speranza che un domani possa arrivare una nuova carrozzina. Io purtroppo non posso comprarla e hanno un costo davvero elevato, non lo posso fare, quindi spero che magari arrivi. Carlo è in attesa di un intervento molto delicato alla colonna vertebrale e alle due costole. Sono in attesa già da un bel po' di tempo di avere un intervento alle costole per togliere le due costole in più e un altro intervento che dovrà essere fatto alla colonna, quindi spero che arrivino prima possibile in modo tale da poter stare meglio anche fisicamente e poter chiudere il cerchio del benessere. Il giovane si rivolge a tutti coloro che attraversano le difficoltà, non arrendersi mai ai problemi e andare avanti. Molte persone ci chiamano disabili, noi non siamo disabili, siamo diversamente abili e proprio per la nostra diversità molte volte abbiamo una marcia in più per poter fare le cose. Io, nonostante Teresa, che è la mia carrozzina ormai conosciuta in tutta l'Italia, sono riuscito a lottare, ad arrampicarmi con le unghie, con i denti, sono riuscito a trovare una casa, sono riuscito ad avere la mia famiglia e ad avere una stabilità. È una forza che so, non sono tutti quanti in grado di avere questa forza. Però io vi assicuro che basta avere solamente un obiettivo, un punto fisso dove potersi aggrappare, e con quel punto fisso riusciremo e riuscirete a raggiungere qualunque obiettivo, come ho fatto io.